direi che scrivere alla rivoluzione sia una necessità a questo punto addirittura biologica, fisiologica, fisica, non saprei. È un obiettivo che dobbiamo raggiungere, ma raggiungere immediatamente, subito, con quale mezzo non si sa, attraverso sicuramente la parola, i suoni, attraverso i sensi che abbiamo tutti più o meno a disposizione, insomma. Questa serata secondo me rappresenta bene questo obiettivo, questo, o quantomeno l'inizio, ammesso che sia già l'inizio debba ancora arrivare. E una serata bellissima, tra l'altro. Io ho cercato di leggere due cose che attraverso magari lo strumento dell'umorismo potessero far crollare due miti da poco, però bisogna cominciare dai miti piccoli. Il mito del Po e della Via Emilia, che è stato sfruttato da una parte politica, e il mito della Milano da bere, che è una cosa che nasce negli anni Ottanta, e cioè ormai 30 anni fa, quindi sarebbe ora che ce lo dimenticassero completamente. Quello che hai letto era tratto da un libro? Ho letto due brani. Uno è un articolo che è uscito sul Corriere della Sera qualche anno fa, edizione Milano, e poi è uscito anche su altri giornali, dedicato a Milano e a quel cameriere coi pattini che girava con l'amaro Milano da bere per la galleria. E l'altro invece è tratto da un libro che si intitola Kammerspiel, che è uscito nel 2008. E di cosa parlava? È difficile dire cosa parlava, di tante cose. Comunque il protagonista è un soggetto un po' smarrito, come tanti di noi, come il sottoscritto, come quindi il suo autore, e disorientato nel tempo e nello spazio, che però scrive, ma non è uno scrittore, un giornalista precario, però non si definisce precario, si definisce freelance, che è come dire precario, e narra un po' le vicende di questo piccolo grande personaggio. Produci, consuma, crepa, produci, consuma, crepa, produci, consuma.